Buonasera, buonasera a tutti. Mi presento per chi non mi conosce, mi chiamo Gianluca, detto Old Nerd su internet, su vari social. Con me, come sempre, c'è il caro buon vecchio Luca. Ciao Luca, buonasera. E Ciao, ciao a tutti. con sommo piacere che dopo tanto stalking mediatico, specialmente su Twitch e anche su Instagram, ho potuto finalmente avere l'onore di avere qui con me come ospite Giovanni Santoracino. Ciao Giova. Ciao, ciao ragazzi, buonasera. Stalking mediatico, esagerato. Allora, siamo sinceri. Siamo sinceri. Ti ho rotto un po' i coglioni, dai. Beh, sì, hai rotto un po' il cazzo, però in maniera molto amichevole. In maniera molto amichevole. Sì. Cioè, rompessero tutti il cazzo come l'hai rotto tu, Madonna mia, che paradiso. E C'è di invece, peggio? Madonna, la gente rompe il cazzo seriamente, fidati, tu sei stato tremendamente gentile, quindi Potevo fare di più, cazzo. Potevo potevi fare fare di di più. più. Potevi impegnarti, Poi invece. ti mandavo a fanculo, però potevi fare molto di più. Vabbè, dai, dai. Però il gentile me lo accollo, dai. È stato bello. Giova, io allora inizierei con introdurti perché qualcuno, probabilmente pochi, non ti conoscono e non Certo. sanno che figura sei all'interno del web, cosa hai fatto. Tutto quanto e ti introduco, facciamo come se fosse un programma televisivo, una cosa molto televisivo, ma molto in versione povera, diciamo. Allora, ti do del tu, Giova, quindi dimmi se Devi, sbaglio. Devo. altro devi. Perfetto. Allora, sei nato hai compiuto da pochi anni, da pochi giorni, gli anni, quindi auguri, Giova, già che te l'ho fatto. 24, gra 24 anni, Hai gra fatto e portati 24 anni. malissimo, portati malissimo, ma va bene così, 24. 24 e sei nato il 5 luglio. Sei regista, montatore e socio cofondatore della casa distribuzione di produzione Slim Dogs. Aspetta che devo dirla tutta, casa di produzione video e comunicazione digitale, perché sennò poi Marco Cioni si incazza se non dirò più comunicazione Ma digitale. allora io da quello che vedo sui video, questa è una domanda fuori proprio, quindi cioè, da quello che Matteo fa vedere dei video, tutto quanto, no? Pure voi. Ma Marco Cioni è veramente così rompicoglioni? Anche di più. Ok, posso. Anche di più, però è una delle persone più generose che io conosca, però riesce molto bene a nasconderlo. È bravissima a nascondere la sua generosità, però è veramente una delle persone più generose che io conosca ed è un grandissimo rompicoglione. Però è simpatico, capito? Cioè, è un cucciolino, No, non vabbè, so come comunque. dirti, cioè è un cucciolino rompicoglione, quindi gli vuoi bene, cioè. Comunque no, non voglio che mi viene sotto casa menà, quindi dire che ho detto rompi i coglioni in Potrebbe maniera. anche farlo, quindi Esatto, capito? quindi capito? Allora, in maniera Potrebbe anche generosa, farlo. Comunque, e dopo il diploma ti trasferisci a Roma per studiare regia e montaggio. Io, guarda, io ho tutte le nozioni che ho preso da internet, dimmi se è sbagliato Ok, qualcosa. qua, quasi qua, nel senso sì, dopo il diploma ho lavorato per 5-6 anni all'agenzia di viaggi che aveva mia madre. Mia madre lavorava appunto in agenzia di viaggio, avevo un'agenzia di viaggio. Intanto salutiamo Giacomo Boria che è venuto a rompere il pasto, stalkerarci qui. Grazie, Giacomo. 5-6 anni ho lavorato lì, dopo che mi sono rotto il cazzo, ho detto: senti, voglio fare questa cosa. Va bene, mi hanno detto. Cioè, cazzi tu, ciao. E nel 2005 hai firmato il tuo primo cortometraggio da regista e montatore intitolato Nero, Sì. partecipando alla sezione Yamae, se pronuncio così, Imaie, della Mostra di Venezia, sempre nello stesso anno. Hai lavorato per Roberto De Laurentiis presso una società di produzione Rai. E sempre per Rai, come montatore, hai fatto hai lavorato presso. Devo disattivare le notifiche perché sennò mi entra nelle orecchie. Aspetta un attimo perché sennò è un delirio. Eccola là. Grazie comunque. Allora, sempre per Rai, come montatore, hai fatto diversi lavori, sempre documentari, quali Il cinema alla fine del mondo e Curio. Nel 2007 hai creato Where the Wall Was, proiettato in tutti gli istituti di cultura tedesca in Italia. E nel 2008 ti sei specializzato come montatore di cortometraggi e video musicali.
tra i quali hai, hai fatto il film, hai prodotto comunque il film, o comunque montato, non si capisce bene, il film Blind Maze. Allora, no, il film Blind Maze l'ho montato, è stata l'opera prima di Eder Parisi. La... Okay. Non so se vi ricordate. Eder Cicale, Parisi. Cicale. Cicale, cicale, esatto. Lei ogni volta si incazzava quando la gente glielo diceva, però diceva, lo devi accollare, è così. Cicale, cicale, e vabbè. Sì, comunque ho montato quel film. Yeah. E hai fatto anche La stagione dell'amore, hai montato. Sì, è un cortometraggio di Antonio, non mi ricordo il cognome adesso, Antonio, che è un grandissimo aiuto regia, ha fatto tantissimo di aiuto regia in vari film per Rai, tantissimo. Yeah. Ha fatto pure delle cose sue, eccetera, e ha fatto questo cortometraggio dove c'erano attori allucinati, c'era Sara Febbelbaum, c'era Claudia Potenza, c'era... Alessio Boni mi pare, e poi un'altra che abbiamo visto in Diabolic, purtroppo per lei, perché io l'ho conosciuta sul cortometraggio. Serena Rossi c'era, okay. Che è una grande, ecco il nome, io con i nomi mi scordo facilmente. Era un diciamo che era un piccolo cortometraggio, però con un budget molto alto e con un cast di attori italiano pazzesco, e l'abbiamo montato e vinto un po' di festival. Comunque se non lo sa, penso che lo sai sicuramente, c'è il seguito di Diabolik, lo stanno producendo. Comunque. Sì, il 2 e il 3, no, l'hanno già finiti, sia il 2 che il 3. Oh, okay. Sì, purtroppo in quella troupe conosco tante persone che hanno lavorato in quel film. Comunque, di tutto quel periodo che parte dal 2005 fino al 2008, uh-huh. Cosa ci puoi raccontare? Cioè, quanto lavoro c'era e soprattutto quanto è stata grande la gavetta? Allora, 2005 al 2008, io uscito da, finito la scuola di cinema, dove in realtà dovevo fare 3 anni, perché la scuola si chiamava NUCT, adesso non esiste più, quindi Nuova Università Cinema e Televisione, che stava a Cinecittà. Io onestamente ci sono andato perché cercando su internet ho cercato scuola di cinema a Roma e ne ho trovate ovviamente un bel po', però... all'epoca ho scoperto che non esisteva un'università, o almeno un'università c'è, che è il centro sperimentale, no? Che c'è di cinema e cinematografia. Però ho scoperto pure che là dentro, se non sei particolarmente raccomandato e non hai esperienza, comunque non entri, perché vogliono un cortometraggio fatto bene in un certo modo. Io arrivavo che avevo esperienze di teatro, zero cinema. Non avevo idea, io ero convinto che le scene di dialogo con 3 persone si facevano con 3 macchine da presa, per dire. Cioè non avevo la più pallida idea di come si facesse il cinema. E quindi ho scelto questa scuola che è a Cinecittà, perché cazzo è a Cinecittà? Quindi è buona. E doveva durare 3 anni. Sono andato lì, invece per me è durata 1 anno. Perché? Perché ho fatto a fine anno quel cortometraggio che dicevi tu, Nero, che... E in quella scuola quell'anno c'era Roberto De Laurentiis, che ovviamente che adesso non c'è più, che è morto, che comunque fa parte della famiglia De Laurentiis, no? Era anche lui un produttore cinematografico, e una documentarista tedesca che si chiama Queenie Amelia Ortiz, lei ancora è viva, l'ho incontrata quest'inverno, sta benissimo. E hanno visto il mio cortometraggio, che io ho fatto per fine anno, come l'abbiamo fatto in tanti, solo che me lo sono dovuto montare, cosa che la scuola in realtà non voleva, per un semplice motivo, perché quando ho girato io se ne erano andati tutti, sostanzialmente, perché i corti abbiamo cominciato a girarli verso fine maggio, io ho girato a luglio perché prima mi sono fatto i set di tutti gli altri, facendo qualunque cosa. Ho fatto il fonico su quei set, ho fatto il macchinista, ho fatto l'elettricista, ho fatto l'operatore, ho fatto l'attore, ho fatto l'attrezzo, ho fatto qualunque cosa c'era da fare. Mi infilavo proprio sui set di tutti quanti i ragazzi che erano con me in corso di regia. E alla fine ho fatto il mio, e se ne erano andati tutti sostanzialmente. Quindi la cosa particolare di quel set, e il motivo per cui molti mi hanno detto che è venuto bene, è perché eravamo tutti registi. Quel set praticamente c'era solo il direttore della fotografia, che era aiutato in realtà da un altro ragazzo che non risulta nei titoli di coda, perché
aveva già fatto 4 cortometraggi, quindi mi ha detto, dice, guarda, non mi mettere pure qua perché poi mi odiano. Questo tizio adesso è David Di Donatello, perché lui finito la scuola, lui finito la scuola qui è andato in Germania a lavorare come operatore e direttore della fotografia, adesso è David Di Donatello per fotografia, no? Queste cose così. Una robetta. Una robetta. E quel cortometraggio venne scelto da Roberto De Laurentiis e mandato alla sezione a Venezia. Venezia lo presero alla sezione Maie, perché piacque tanto per la sezione Maie, e vinse addirittura il premio di miglior attore protagonista. Quindi l'attore protagonista vinse un premio per l'interpretazione in quel cortometraggio, che in realtà era un gioco, era una cosa, era il primo cortometraggio che facevo nella mia vita, quindi era un gioco, niente di che. E me lo sono dovuto montare da solo, e lì ho imparato a montare. Perché io prima non lo sapevo fare, l'ho imparato a montare lì perché ho dovuto farlo, perché i montatori si erano andati. Quindi c'era un mio amico che conosceva Premiere, ha detto, senti, o mi aiuti a montare sto corto oppure me lo spieghi. Cioè, perché io non lo so fare, non so usare i software di montaggio, però se sono andati tutti me lo devo montare. E questo mio amico Gabriele ha detto, dice, guarda, io pure devo andare, quindi ci mettiamo un giorno a casa, te lo insegno, tanto è facile, e poi te lo fai da solo. Ok, ci siamo chiusi a casa un giorno, me l'ha insegnato, io poi ovviamente per un cortometraggio di 10 minuti è ridicolo, ma ci ho messo una settimana perché avevo appena imparato il programma di montaggio. E poi ovviamente, siccome non mi piacciono le cose facili, era un cortometraggio pieno di split screen, quindi l'immagine divisa in più, cioè più inquadrature nello stesso fotogramma, quindi cioè immagini che entravano, uscivano, era un delirio quel coso. E in una settimana l'ho montato e poi successe questa cosa qua. Il solito, rientriamo nel solito, tanto so, 10 minuti di montaggio, sì. Cosa ci vuole? 20 euro ti basta, ti avanza. Ci vuole, all'epoca. E niente, quel cortometraggio vinse questo premio e quell'anno Roberto De Laurentiis mi chiamò a settembre, dopo Venezia, mi disse, senti, io sto partendo con una produzione per un film Rai che si chiama L'ultima frontiera, è una roba in Sardegna, ti voglio portare con me. Detto, tu devi venire con me in produzione, se te vuoi fare regista, vuoi fare montatore, non so che cazzo devi fare, però se vuoi lavorare in questo settore devi sapere come funziona la produzione, quindi ti porto con me in produzione. E sono stato bloccato letteralmente quasi un anno su sto film, che era un film Rai girato in Sardegna in doppia puntata, quindi sostanzialmente erano tipo due film praticamente. Ed effettivamente quell'esperienza mi ha insegnato veramente tanta roba, proprio tantissima roba. Cioè, io ho visto lì come funziona un set, ho visto lì quali sono i vari cazzi che ci sono in produzione, tutti quelli che si devono risolvere o non risolvere, perché poi Roberto mi teneva al corrente di tutto. Cioè, non era quella cosa, sei lo schiavetto, perché effettivamente quello ero, cioè sei lo schiavetto e quindi queste cose non le devi sapere, mi raccontava tutto, mi spiegava tutto, io andavo, perché gli facevo anche un po' d'assistente, quindi andavo con lui dalle riunioni con il produttore nell'ufficio dove lavoravamo, quindi sentivo parlare di soldi, sentivo parlare di giornate, sentivo parlare di permessi, sentivo tutto, qualunque cosa che è un film. Infatti, tipo, è stata un anno che valeva tipo 10 anni di una scuola normale più o meno di cinema. E poi da lì niente, poi conosci le persone lì su quel set, ho conosciuto altre persone che mi hanno portato su altri lavori dopo quello, poi il produttore lì mi ha voluto mantenere per un pochino da lui in questa società che si chiamava Emidia, che adesso non esiste più, quindi lavoravo con lui, questi lavoravano in Rai, quindi ho fatto diverse cose per lui in Rai, cioè un po'. Poi questo lavoro funziona così, appena cominci a lavorare da una parte, alla gente piace quello che fai, conosci persone che conoscono persone che conoscono persone e ti portano un po' in giro. E quello stesso della cosa dell'amore, adesso non mi ricordo, la stagione dell'amore, la stagione dell'amore per esempio, fu poi l'aiuto regia. Io lo conobbi su un film questo tizio,
su un altro film che feci sempre da assistente di produzione, che poi mi fecero fare praticamente l'ispettore di produzione subito, perché mi chiamarono come assistente. Cominciai le prime riunioni e mi dicevano: allora Giovanni, sì, ok, io adesso faccio questo, poi se prepariamo questo, poi questo, quest'altro, questo. Scusa, quanti film hai fatto? Uno. Però, e quindi tipo tempo niente. E lì conobbi quest'altro tizio, Antonio Silvestre, ecco, Silvestre. Antonio Silvestre, che poi fece l'aiuto regia nel film di Eder Parisi. E allora mi propose a Eder Parisi come montatore. In quel periodo avevo montato un documentario per la città di Vicenza. Voilà. Perché c'ero arrivato, perché un altro ragazzo che conoscevo doveva, l'aveva girato, mi ha detto: senti, si deve montare in 2 giorni, 1 ora e mezza di documentario, solo tu ci puoi riuscire. Dammelo, che vuoi ti dico. Mi hanno pagato un sacco di soldi, è stata una rapina marmata quel cazzo di lavoro, perché mi hanno dato una sbraga di soldi per 2 giorni. E il film di Eder Parisi era ambientato a Vicenza, quindi sai le coincidenze. Sì, sì. Antonio mi ha proposto, Eder mi ha voluto conoscere, sono andato a casa sua, gli ho portato ovviamente questo, una copia di questo documentario, abbiamo parlato e lei a casa sua stessa mi ha detto: vabbè, senti, niente, tu devi montare il mio film. Ah, dice, sì faccio, ma sicura, non è che ci vuoi no, monti il mio film. E quindi poi ho montato questo Blind Maids, che purtroppo non ha ricevuto distribuzione per cazzi che Eder ha avuto con cose sue personali, che non voglio raccontare perché sono cose sue personali. Ovviamente so perché, però sono cose sue personali, quindi non mi va. Restano private. Guarda, prima di passare la palla a Luca che te fa le domande, voglio dire questo: siccome fuori in questo momento la nostra città ha deciso di venire fuori Thor, probabilmente, ma c'è un'alluvione della Madonna. Beato te. Qui, sì, beh, fino a un certo punto. Se salta la connessione e tutto quanto, mi dispiace, io più che provarci. Sta venendo Thor in questo momento. Però, meno male che lì piove, qui si sta fottendo di caldo. Ma se magari pioveva fra un'ora era meglio, hai capito? Almeno. Cioè, c'è il nerd nevrotico che dice: fate piove a Ostia, che sta a morire di caldo. Sì. Lo capisco. Fra un'ora, fa quello che ti pare, ma non adesso. Vai, Luca, vai, scusa. Vado io, saltiamo al 2010, dove, come racconta Matteo Bruno, conosciuto da tutti sul web con il nick di Cane Secco, diciamo che tu fai più o meno quello che Gianluca ha fatto con te, per unirti al cortometraggio che stava girando in quel momento assieme a Claudio Di Biagio, Freaks. Sì. Tu stesso diventi quindi il montatore dell'opera. In concomitanza di questo lavoro apri il canale YouTube, il canale di Gio, dove parli di retroscena, speciali su Freaks. E niente, poi il tempo ha fatto il suo corso e Freaks è considerato tuttora una piccola perla della vecchia YouTube, diciamo, della YouTube quella che andava di moda ormai qualche annetto fa. E questo perché ovviamente sia a livello di trama che a livello recitativo era un prodotto decisamente ben fatto. E oggi trovare questo tipo di prodotti, di cortometraggi, mediometraggi, fatti con questa cura, e fatti su YouTube o per piattaforme simili, è abbastanza difficile. Quindi volevamo chiederti, pensi che la qualità di scrittura e montaggio di cortometraggi, mediometraggi, oggi si sia abbassata oppure è cambiato proprio magari il modo di farli? Allora, guarda, ti correggo su un paio di cosine. Allora, in realtà il mio canale è nato prima di Freaks, che era una serie web. Il mio canale, che si chiamava Il Tubo di Gio, volevo fare un documentario sulla gente che faceva YouTube, di base. Perché in quel periodo stavano cominciando a uscire fuori, si stava cominciando a parlare di queste persone. Io ci volevo fare un documentario sopra. E con la documentarista tedesca, quella, la Ortiz, dissi: senti, c'è sta roba interessante, eccetera. Lei ha diversi agganci con la televisione tedesca e mi disse, dice: guarda, a della gente di YouTube non gli frega un cazzo a nessuno. Stiamo parlando di più di 10 anni fa, ovviamente.
Dice, quindi non li trovi soldi per questa roba. Però fai una cosa, è YouTube, fallo direttamente su YouTube. Poi contatta le persone, intervistale, fallo direttamente su YouTube. Se la cosa suscita interesse su YouTube, abbiamo una case history che possiamo portare alla televisione, quindi magari dire, guardate, lì funziona. Quindi magari se lo portiamo in TV funziona. E quindi io apri sto canale e cominciai a contattare le persone. In quel periodo, Claudio e Matteo, io ancora non avevo girato neanche un episodio, diciamo. Claudio e Matteo con Guglielmo e Giampaolo Speziale, Guglielmo Scille e Giampaolo Speziale, tirano fuori questa serie Web Freaks. Quindi mi dissi all'epoca, quale miglior argomento per cominciare? Cioè, se voglio parlare di YouTube, il miglior argomento per cominciare è proprio questa serie web, che è la prima, tra virgolette, perché non era veramente la prima, però è la prima che suscita un enorme interesse, perché all'epoca ha suscitato un enorme interesse. E quindi feci un video parlando di questa serie. Io loro due ancora non li conoscevo. E poi mi contattarono loro sostanzialmente, perché io mi presi la libertà di prendere pezzi della serie per montare la sigletta e fare montare dei pezzi in mezzo ai video, fare delle cose un po' strane anche per pubblicizzare il video, eccetera. E loro mi contattarono sostanzialmente, soprattutto quando ci fu un video. Il video era un video dove, perché appena uscito Freaks, i vari haters di YouTube dell'epoca che stavano rosicando a bestia perché Freaks funzionava benissimo e quello che facevano loro non funzionava, cominciarono ad andargli addosso sparando una caterva di cazzate del perché, che loro erano prodotti di qua, di là. Addirittura c'è stata una persona, non dico chi, che disse, ah, nei titoli di coda c'è il cognome di uno che lavora pure per Sky, quindi è Sky che li produce. Cioè, cazzate allucinanti. Poi all'epoca nessuno sapeva veramente come funzionava questa roba, e quindi fece un video e dissi, no raga, vabbè, adesso vi spiego come funzionano le produzioni. E la cosa, e loro mi contattarono dopo quel video, perché Guglielmo, e poi me lo disse quando ci incontrammo, mi disse, quel video mi fece paura, mi fa, perché tu raccontasti per filo e per segno come avevamo prodotto Fritz, cioè sembrava che stavi qua a farlo con noi. E ho detto, vabbè, ma funzionano tutte così le piccole produzioni, non vi siete inventati niente, cioè sei stati geniali a farlo su YouTube adesso, che nessuno ci aveva pensato prima, però le piccole produzioni funzionano così. Poi nacque in loro questa esigenza di montare i backstage. Io all'epoca stavo a Parigi. La cosa molto divertente è che andai a casa di Matteo, io conobbi così Matteo e Claudio. Due giorni dopo Matteo mi disse, senti, abbiamo bisogno di qualcuno che ci monta i backstage, perché io non ce la faccio, ma ne abbiamo bisogno. Ma ti va di prenderti l'hard disk di Freaks, una copia dell'hard disk di Freaks, e montare i backstage? Sì, però tu mi conosci da tre giorni, cioè ti accolli di darmi un hard disk dove c'è tutto il girato, perché all'epoca il backstage non c'erano le riprese di backstage, c'era il girato, e dal girato tiravi fuori gli errori, le cose, le cacate. Ho detto, ma tu ti accolli di darmi una copia dell'hard disk dove c'hai tutto Freaks dentro, a me che mi conosci da tre giorni? Dice, sì, mi fido. Ok. E poi da lì ci siamo conosciuti, abbiamo cominciato a collaborare. Quando si parlò di fare la seconda stagione, la scelta fu automatica. Cioè, noi facciamo, lo giriamo, tu te lo monti, anche perché i tempi all'epoca erano... Poi fu prodotta Freaks 2 veramente, quindi i tempi erano più stretti, c'erano più cose da fare, e quindi loro non avevano il tempo pure di montarselo. Per quanto riguarda quello che dicevi tu, Luca, non è che adesso la qualità è più bassa, perché in realtà a livello di qualità c'è roba molto più figa di Freaks, molto più interessante di Freaks, perché Freaks era un delirio dal punto di vista delle riprese, era un delirio dal punto di vista della storia, c'erano un sacco di cose che non funzionavano. Freaks, se esce adesso, è una merda totale, ma l'importanza che ha avuto Freaks all'epoca è perché ha fatto veramente da apripista a tutta una serie di cose. Freaks ha cambiato YouTube in Italia, si può continuare a dire di no quanto si vuole, ma non è così e lo sanno tutti. Quello che è cambiato adesso è il modo di fruire delle persone dei contenuti.
quindi all'epoca si facevano le serie web, poi abbiamo fatto Vittima degli eventi, il film quello là sul personaggio di Dylan Dog. Si facevano delle cose diverse perché YouTube era visto come uno spazio dove tu che vuoi produrre roba di fiction, roba di finzione, no? Dato che non hai, non puoi avere una distribuzione televisiva o cinematografica perché chi cazzo sei, lo puoi mettere però su YouTube e la gente lo guarda. All'epoca YouTube era questo, adesso YouTube è un'altra cosa. YouTube per la maggior parte delle persone è un lavoro. È veramente lo, c'è molta gente che ci campa solo ed esclusivamente con YouTube. Per tante altre persone è un'alternativa a un lavoro, per moltissime persone è un'alternativa al lavoro, e per moltissime persone è come spegnere il cervello. Si guardano le serie TV vere, quelle belle, quelle fighe, i film belli sulle varie piattaforme eccetera, e su YouTube spengono il cervello. E la maggior parte delle persone che non, su YouTube adesso non ci stanno solo quelli tipo Claudio, Matteo, che volevano creare contenuti interessanti. Adesso su YouTube, o volevano sperimentare delle cose, adesso su YouTube ci sta chiunque, ma principalmente ci stanno quelli, moltissimi, che vogliono anche solo diventare famosi, che vogliono anche solo essere conosciuti, o che cercano un'alternativa facile a un lavoro vero. Molte volte dico lavoro vero perché YouTube è un lavoro vero, però sono in pochi quelli che lo fanno come lavoro vero. Tantissimi lo fanno perché vogliono diventare famosi, lo fanno perché vogliono ricevere le cose in regalo dagli sponsor, lo fanno perché vogliono alzare quattro soldi con una marchetta, cioè moltissimi lo fanno per questo, perché gli piace essere riconosciuti per strada, perché farlo veramente come per lavoro YouTube è difficile, è complicato, ti assorbe completamente YouTube. Perché quando Matteo e Claudio hanno cominciato, YouTube era YouTube, tu fai il video, lo metti su YouTube, la gente lo vede. Adesso è, tu fai il video, lo metti su YouTube, non lo vede nessuno, perché se no, quindi devi fare il video su TikTok, poi devi fare il video su Instagram, poi ci devi fare la storia, poi ci devi fare l'inserzione, poi lo devi passare qui, poi lo devi passare là, poi magari lo twitti, poi magari per pubblicizzare quel video fai tutta una roba. Giacomo Boria, se c'è ancora qui, sa benissimo, no? Si fa tutto un iter, un percorso allucinante per permettere, per poter far conoscere quella roba e farla vedere a qualcuno. Quindi ancora molto più pesante di prima. Però ripeto, la maggior parte delle persone non lo fa per il contenuto di per sé. Cioè sono pochi quelli che lo fanno perché vogliono raccontare una storia, perché vogliono creare una cosa fica. La maggior parte delle persone lo fanno perché poi vengono riconosciute per strada. E quello... A me fa un po' schifo come idea, però... Però sai cosa? Ognuno... Cioè, sì, ognuno fa come gli pare. Ognuno fa quello che cazzo gli pare, cioè ci mancherebbe... Guarda, sai cos'è? È che legandomi sempre alla domanda che ha fatto Luca, a me mi fa tanto ridere che mentre prima, no, potevi trovare alcuni mediometraggi, alcuni cortometraggi, oppure dei semplici video normali dove comunque mostravi il paese, mostravi la città, ma comunque venivano fatti bene con una fotocamera, ci si investiva. Adesso vengono fatti con l'iPhone o qualunque cosa. Io ho scoperto un canale che mi fa troppo ridere per il livello di qualità, che riguarda Roma, tutto quanto, dove c'è sto tipo che va in giro e va a assaggiare tutti i tipi di panini e li chiami panini criminali. Mi fa troppo ride. Però sai cosa? Che i canali che trattano, fanno delle cose interessanti o fighi, non è che non ci sono, ci sono. Il problema è che è un po' più difficile trovarli, semplicemente perché quelli che salgono su, quelli che vengono pubblicizzati e vengono visti da tutti, sono principalmente i canali che fanno monnezza, perché la monnezza è quella che viene digerita molto più velocemente, no? È il famoso prodotto a scadenza breve, cioè lo vedi bene, lo butti. Però canali come quelli di Emanuele, di Emalloru, sì, che è, secondo me, una delle cose più fighe che c'è su YouTube nell'ultimo periodo, ce ne sono. C'è un ragazzo che fa adesso non ricordo il canale perché l'ho scoperto da poco, è un ragazzo che fa
piccoli documentari, racconta storie di persone che fanno delle vite particolari. C'è un documentario che racconta di questa suora che vive da eremita in un posto sperduto in una montagna. Cioè, questo va lì, gli fa l'intervista, c'è il video, le cose, e racconta la storia di questa persona. Ci sono canali che fanno escursioni in luoghi abbandonati, ci sono canali di viaggio interessanti, perché poi ci sono canali di viaggio dove vediamo che me magno oggi e che cazzo mi frega. Quello però, io... E vabbè, ce ne sono un sacco dei canali di viaggio dove c'è il tizio di turno che si vede che piglia l'aereo, che si siede al ristorante, se mangia il panino e dice che è buono, sto cazzo. Però ci sono poi quei canali di viaggio che ti raccontano bene il posto, la storia, come sono andati lì, ti danno pure dei consigli, sono delle sorte, diciamo, delle guide turistiche, prima c'erano i libretti, ma ci sono anche video su YouTube. È più difficile a trovarli, perché essendo contenuti più particolari non sono molto visti, te li devi andare a cercare, però ci stanno. Ma ci stanno sempre, cioè adesso ti ho detto questo riferimento con i panini criminali, però basta che pensi a Human Safari, Nicolò Balini, cioè comunque lui li fa comunque ancora di ottimi contenuti. Lui va ancora dappertutto, in giro, cioè a parte lui ce ne sono tanti altri che fanno documentari di viaggio fighissimi, cioè... Guarda, per quanto riguarda il cibo, prima hai descritto benissimo uno dei miei documentari / serie preferiti su Netflix, che è Date da mangiare a Phil. Non l'ho visto, devo vederlo. È fighissimo. Devo vederlo. Sostanzialmente si tratta di Phil Rosenthal che va in giro per il mondo a mangiare, però è fighissimo. È una delle mie serie documentari più belle. Ma a me piacciono i documentari sulla cucina, cioè Chef Table è stupendo. L'ho visto tutto, poi... C'è la quarta stagione, che c'è una puntata della quarta stagione, non mi ricordo se è la terza o la seconda, dove c'è anche un bar pasticceria in Sicilia. Quindi quando siamo andati in Sicilia, ovviamente la mia compagna Martina mi ha detto: no, vabbè, io ci voglio andare. Bellissimo. Allora ci siamo andati, perché sta a Noto, città bellissima, tra virgolette. Ci siamo andati là, abbiamo preso la granita che c'era lì, eccetera. I documentari a me piacciono da impazzire. Sì, bene. Street Food, l'hai vista la serie? Street Food Asia? No, neanche quello, ne ho visto pezzi, perché poi posso vedere solo quella roba lì, perché poi no, certo. Però sono belli i documentari, che si parla di roba. Sì. I documentari sono belli, cioè finalmente Netflix, per esempio, una cosa molto bella che ha fatto Netflix, a parte le 300.000 minchiate che la gente guarda di Netflix, però ha fatto una cosa bellissima, che ha un po' sdoganato quello che è il concetto dei documentari in Italia. Perché noi siamo abituati che il documentario è immagine di repertorio con il voice over che due palle ci racconta la storiella. Ma i documentari non sono quello, perlomeno non sono solo quello. Non sono solo quello. È riuscito un po' a sdoganare questa roba. Cioè, sono un sacco di fighissimi documentari su Netflix. Giova, ritorniamo un attimo nell'intervista, perché sennò chiacchieriamo e finiamo. No, viene fame. No, già non mi fermate, io fa chiacchiero. Allora, fai benissimo. Dal 2011 diventi cofondatore, come detto prima, con Matteo Bruno, della casa di distribuzione Slim Dogs. E se non dico tutto, Marco Cione si incazza. Produzione video e comunicazione digitale. Non me lo so scritto, quindi... Non ti preoccupare. Questa è una cosa che dice sempre Marco. Non è scritta... Dia Marco che mi viene a casa, mi tira un cazzotto e finisce così, dai. Comunque, oltre a mostrarci quanto è stato difficile produrre uno studio distrutto e mezzo abbandonato, mostrandoci le varie fasi, pulizia, pittura, sistemazione, eccetera, mettete in conto la cosa più grossa, cioè il fatto che alcuni di voi si sono dissanguati a livello economico per poter aprire tale progetto. Cosa ricordi te dei primi due anni all'interno proprio della Slim Dogs, cioè proprio come secco, come un secco dentro la Slim Dogs? Allora, Slim Dogs ha avuto una nascita molto strana, e è un po' nato per caso, nel senso per caso no, perché no. Io e Matteo Bruno ho rotto i coglioni due anni, apriamo un studio, lui, ma io c'ho 20 anni, ma che cazzo vuoi, dai Matteo, ci apriamo un studio. E poi ho fatto un po' una bastardata, nel senso, d'accordo con Francesco de The Jackal, ho detto Francesco, senti, io voglio aprire questa cosa, ma Matteo, sono due anni che ci provo, non si convince. Però
io lo porto da voi a Napoli, voi fate vedere che dentro The Jagat siete tutti felici e contenti sempre, che è tutto bellissimo, di avere uno studio, una cosa dove stare tutti i giorni là è bellissimo, eccetera. Magari si convince. Invece si fa, va bene. Quindi io dico, Matteo, ah, Matteo, senti, ma perché ogni altro è di Jagal? Cioè, non ci andiamo mai, eccetera. Prendiamo, imbarchiamo in macchina, andiamo a Napoli. Andiamo a Napoli e Francesco quel giorno tutto, ah, ciao, mi ha retto il gioco tantissimo. E negli, Slim Dogs è nata in autostrada, sostanzialmente. Cioè, è nata in autostrada Napoli-Roma. Perché al ritorno, non appena sei la mia macchina, eravamo con la mia macchina, Matteo mi fa... Ma senti, ma quella cosa che sono 2 anni che mi rompi i coglioni, ma tu che cosa hai pensato? E allora niente, gli ho raccontato tutto quanto la storia, lì è nato pure il nome Slim Dogs, perché per esempio Matteo non voleva che si chiamasse, che avesse nessun collegamento con Cane Secco inizialmente Slim Dogs. Ne abbiamo parlato un bel po', non si doveva chiamare Slim Dogs quel posto. Troviamo un altro nome, facciamo un'altra cosa, chiamiamolo, troviamo un nome, prendiamo il nome di un'ottica, la storpiamo, prendiamo, facciamo diverse cose. E a un certo punto ho detto, senti Matteo, io non sono un marketer, ovviamente, ma i nomi a te crescono, dice nomi alternativi, ne abbiamo sparati un paio in macchina alla fine, perché erano nomi di lenti, Matteo sparava nomi di lenti, nomi di attrezzature che si potevano storpiare, uscivano fuori delle cose. Ho detto, Matteo, non sono un marketer, però il nome Cane Secco nell'ambiente è conosciuto. Noi ci stiamo aprendo una società, in realtà non sappiamo veramente cosa vuol dire aprire una società, perché non lo sappiamo. Sappiamo solo una cosa, che dobbiamo lavorare. Sappiamo solo questo. Perché mandare, cioè, non utilizzare un nome che comunque è conosciuto? Cioè, non ha senso. E lui, ma non voglio che ci chiamiamo Cane Secco, Cani Secchi. No, però in inglese Slim Dogs è figo. E lui mi fa, cioè, se poi il logo è una cuccia, cioè pensa, no, che lo studio è una cuccia, il logo è una cuccia, Slim mezzo Dog col Chuck di mezzo. No, quello è la roba del Chuck, è venuto dopo, però il discorso che il logo doveva essere una cuccia, ci doveva essere anche un osso, che poi li abbiamo accannato, però era una cuccia, lo studio sarebbe stato la cuccia dei cani, i cani un po' come l'armata dei cani che arrivano e ti fanno il video, no, era questa la roba, e quello a Matteo piacque. E quindi niente, poi in tempi brevi è nata, però i primi 2 anni in realtà sono stati un delirio, perché i primi 2 anni... A parte che ristrutturare completamente quel posto alla fine è stata la cosa più facile, in realtà. Cioè, ci abbiamo giocato tanto, ma è stata la cosa più facile. La cosa più complicata, che di cui non sapevamo niente, era tutta la parte burocratica. Tutta la parte burocratica, le autorizzazioni, le cose, i vari documenti, quello che deve fare il commercialista, quello che deve fare l'avvocato, cioè tutto quello che burocraticamente ti serve per creare un SRL e soprattutto per farla funzionare dopo, perché quello è il problema, come si recuperano i clienti, anche che cosa devi fare a livello burocratico, quella è una cosa che non sapevamo. E purtroppo la prima persona a cui ci siamo affidati per tutte queste cose era uno che non ci ha seguito così come doveva, in realtà. Quindi i primi 2 anni sono stati di enorme confusione nel cercare di capire bene come strutturarci e cosa dovevamo fare. Infatti la struttura di Slim Dogs vera e propria, che cominciava a essere solida, è uscita fuori quando sono arrivati pure Marco e Adriano. Perché inizialmente io e Matteo, che siamo molto simili su tante cose, non sapevamo un cazzo della maggior parte della roba che ti serve per fare uno studio. Cioè, io per esempio sono l'amministratore, ma io di amministrazione ne capisco un cazzo. Cioè, pensavo di capirne, perché avevo dato una mano in amministrazione, in agenzia di viaggi, ma non avevo la più pallida idea che l'amministrazione dell'agenzia era così tanto diversa da quest'altro tipo di amministrazione. Adriano è uno molto più legato ai numeri, è uno molto più organizzato, uno molto preciso. Io non sono preciso, per esempio, manco per un cazzo.
lui è molto preciso, molto inquadrato, precisissimo, però è molto meno un operatore, anche se aveva fatto l'operatore non era proprio bravissimo per fare i video fisicamente, però è uno che si organizza, quindi diciamo che Marco e Adriano hanno colmato quegli enormi buchi che avevamo io e Matteo. Matteo vuole solo le macchine da presa, non gli devi raccontare più niente, lui vuole quello e basta, cioè non gli devi raccontare di organizzare, di che ne so, quanto costa quello, quanto costa quell'altro. Lo facevamo prima quando eravamo singoli, ma quando sei singolo fai cosine. Quando poi metti su uno studio, la gente dice: ah, ma c'avete uno studio, ma quindi adesso possiamo fare questa cosa qua? E noi sì, facciamo. E poi dici: porca puttana, però per fare questa cosa così grossa ci vogliono i contratti, ci vogliono le autorizzazioni, ci vogliono... Io poi da quando facevo produzione, quando poi mi si portavano davanti il lavoro grosso, che non era un film ovviamente, pensavo, però aspetta, se dobbiamo andare a girare là, noi dobbiamo chiedere l'autorizzazione e possiamo andare là. Do cazzo se chiede autorizzazione, perché io non l'ho mai chiesta, so che ci vuole ma non so dove, cioè tutta una serie di cose. Quindi i primi due anni sono stati delirio. Si lavorava ovviamente, però sono stati un delirio allucinante di assestamento, e la cosa bella di quel cazzo di studio è che non si ferma mai, cioè non si assesta completamente mai, cioè continua a crescere. Noi abbiamo cominciato che eravamo due. In tempo breve ne sono arrivati altri due. Poi è arrivata Benedetta, perché Benedetta è stata il tassello in più vero di Slim Dogs, che da quando abbiamo cominciato ad aggiungere gente. Benedetta, già con Boria, adesso c'è anche Gianluca, c'è un altro ragazzo da poco, c'è Gianni, c'è un altro ragazzo da poco che si chiama Mauro, c'è Mauro Zingarelli, cioè ci sono tutta una serie di persone. Adesso ogni giorno quando entriamo là dentro, minimo siamo 10-12 persone. E continua a crescere come spazio, perché abbiamo sempre bisogno di più spazio, continua a crescere come persone, le lavorazioni sono sempre di più, sono sempre più grosse. Però i primi due anni sono stati un bordello. Cioè, legandomi sempre al delirio però, con la Slim Dogs vengono spesso nominati che siete in procinto di lavorare su di un set, che sia che possa essere di un video musicale oppure di un documentario. C'è stato un momento che vi siete guardati e avete detto: mo che si inventiamo? Cioè, perché nei backstage che crea Matteo spesso risulta che il progetto sia bello alla fine, che ci si riesce sempre, perché la morale sempre che noi video fa è sempre avevamo sofferto però l'avevamo portata a casa. C'è invece qualche progetto che avete avuto difficoltà proprio nel crearlo, sia perché è difficile da realizzare che proprio come messaggio da costruire, da dare al consumatore, che e sia realizzativo in post produzione, cioè proprio che era una madonna da creare, perché sì, era impossibile. Ce ne sono stati tantissimi. Noi, a differenza di molti, non ci imbarchiamo in cose che non sappiamo completamente fare. Ci sono molte produzioni e molte figure che si imbarcano in cose che non sanno minimamente fare, però dice: vabbè, mano a mano lo impariamo a fare. È una cosa che puoi fare? No. Cioè, nel senso, è vero che puoi imparare delle cose a fare mano a mano, però non puoi imparare tutto a fare mano a mano. Certo. Quindi difficilmente ci imbarchiamo su progetti che non sappiamo assolutamente dove metterci le mani. E ogni volta che si prende una decisione su va bene, questa cosa la facciamo, ci si ragiona dietro tanto. Per quanto mi riguarda, a volte pure troppo. Perché un po' di incoscienza ogni tanto ci vuole. Secondo me, perché per esempio lo Short Movie Live, quella roba su Twitch che ha tirato fuori Nostos, sì, è stato un po' figlio incosciente, cioè nel senso, facciamo un cortometraggio su Twitch, pensa che fico Marco, e Marco poi lo elabora nello Short Movie Live. Ed è una cosa che sì, vabbè, facciamo un cortometraggio su Twitch, poi vabbè, però dobbiamo fare questo, quello, quell'altro, e poi piano piano cresceva questo progetto, no? Sempre di più, probabilmente sapendo dall'inizio tutto quello che doveva essere, probabilmente non l'avremmo fatto, quindi è nato un po' incosciente. Però alla fine è stato rielaborare una cosa che sappiamo benissimo fare,
cioè un cazzo di cortometraggio, stanno a fare un cortometraggio, non è che stanno a fare chissà che, in scala molto più grande del normale, però stiamo facendo un cortometraggio, e quella è una cosa che sappiamo fare. Era solo la dimensione, solo il rapporto con l'esterno che era diverso, però la formula era quella. E poi ci sono spesso cose che un po' ti studi strada facendo, ma non completamente, cioè non partiamo mai che non abbiamo idea di che cazzo fare, quello non succede mai, perché per quanto ci riguarda è proprio una questione di professionalità. Noi siamo un gruppo di professionisti tutti, e da professionista non puoi completamente partire, cioè da solo te lo puoi permettere, però se c'è davanti una società, un nome, un SRL che ha ovviamente pure le sue responsabilità, non solo a livello di immagine ma pure a livello economico su determinate cose, cioè se io prendo un contratto con te che mi chiedi di fare una roba che io non so fare, però ti dico che lo so fare, io quella roba devo saper fare, cioè la devo tirar fuori. Poi c'è, dal nostro punto di vista, che non facciamo di tutto per tirare fuori il prodotto migliore in assoluto. Poi a volte succede, a volte non succede, ma siamo molto bravi a rendere incredibile o comunque molto interessante anche le cose che in realtà non lo sono così tanto. Ci sono, mi permetto, e qua mi uccidono gli altri perché io sono quello più sincero di tutti, ci sono un sacco di cose che abbiamo tirato fuori che in realtà non sono un granché, ma siamo riusciti a mascherarla da roba figa. Un po' in post-produzione, un po' in ripresa, un po' in promozione, un po' in tante altre cose, siamo riusciti anche a dare delle cose che non sono questo gran prodotto, però a farlo sembrare figo. Però giustamente, come dicono in chat, quello devi saperlo fare, cioè non te svegli domani mattina e dici adesso vendo la merda per cioccolata, no. C'è gente che lo fa, però devono saperlo fare. Questo è. Benissimo, allora, rimaniamo in tema Slim Dogs. Come prima cosa, volevamo chiederti quanto è difficile oggigiorno emergere nel cinema moderno a livello sceneggiatura, attoriale, registico, ma anche tecnico, quindi di scenografie, montaggio. Paradossalmente è molto più facile di tanto tempo fa, e c'è molta più possibilità, ci sono più soldi a disposizione, c'è più voglia di produrre, di base anche con l'arrivo dei nuovi media, no? Netflix, okay. Prime Video e chi più ne ha più ne metta. In realtà sono in continua ricerca di sono in continua ricerca di prodotti nuovi, di roba nuova. Adesso sono semplicemente molte più persone che vogliono fare questo mestiere, che si vogliono avvicinare a questo mestiere, quindi non è più difficile, c'è solo più gente di base, c'è più concorrenza, però, sì, c'è più concorrenza, però la maggior parte delle volte la concorrenza si elimina da sola su tutta una serie di cose, perché alla fine quello che comanda comunque è il prodotto. Ok, cioè quando fai quando sei bravo a fare una cosa e la fai bene e viene bene, oppure si vede che ti ci sei tanto impegnato, quello si vede. Quindi non è tanto cavalcare, ormai non è più tanto cavalcare il trend, eccetera. Se cavalchi il trend hai dei numeri in più nei vari social e nei vari video, è ovvio. Se io oggi faccio il video della tizia che parla in corsivo, te pare? Mamma mia. No, è ovvio, cioè domani mattina famo il video di Mauro Zingarelli che parla in corsivo, è quel video e ci scriviamo deficiente parla in corsivo, che pare se quel video non viene visto, voglia. Se viene visto, cioè i numeri salgono, però io poi distruggo la carriera di un tizio che vuole fare il regista, e non esiste che dentro uno studio di produzione video e comunicazione digitale che vuole mettersi sul mercato, che vuole stare posizionato sul mercato in un certo modo,
c'è dentro gente che parla in corsivo. Io stacco le teste a tutti. Se domani Marco Cioni mi arriva, anzi, oggi facciamo un video in corsivo, io gli rompo la telecamera in testa. Concordo. Mi raccomando, documentalo e fanne il montaggio. Sì, ci sono delle cose che va bene i numeri, va bene essere conosciuti, però poi c'è sempre un certo limite. Certo. Quindi guarda, mi allaccio subito con il tuo discorso, e, appunto, visto che hai nominato le piattaforme più attuali, vabbè, Netflix, Prime, ma anche social come TikTok, Instagram, eccetera. E parlando di serie TV, no? Cioè, oggigiorno le serie TV spuntano come i funghi, mentre ovviamente le pellicole cinematografiche, vuoi anche per il particolare periodo pandemico di oggi, che stiamo tuttora vivendo, e stanno forse un po' soffrendo. E quello che volevo chiederti è questo: voler per forza sfornare prodotti in tempi anche record, quindi serie dopo serie, facendolo un po' alla cazzo di cane, a volte, eccolo, per usare una parola leggera, ecco. Alla Boris. Alla Boris, esattamente. Purché si dia comunque sia continuamente in pasto qualcosa al pubblico che vuole continuamente vedere un contenuto, vedere qualcosa, come dicevi tu prima, magari vuole spegnere il cervello. Non inficia un po' il lato contenutistico, la qualità di queste produzioni, ma e questa poi dopo questa cosa non si potrebbe riflettere magari anche su produzioni magari riuscite meglio, che però vengono messe in secondo piano un po' proprio per via di questa quantità eccessiva di contenuti, spesso se non scadenti, comunque sia mediocri. Sai cosa? È una questione di mercato, de base. Per quanto non ci piace mai dirlo e non piace a nessuno dirlo, però il cinema, le serie TV, comunque di base è un'industria che deve fare soldi. Quello è il primo obiettivo. Poi, dopo quell'obiettivo, ce ne sono tanti altri, però gli altri arrivano se il primo è, diciamo, preso, no? È centrato. Se l'industria fa soldi, a quel punto si può permettere di fare altro. Se l'industria non fa soldi, principalmente deve fare soldi. Ogni azienda, soprattutto per quanto riguarda queste piattaforme, ha diversi obiettivi e diversi modi per raggiungerli. Per esempio Netflix, di studio loro, cioè non è una mia teoria, una mia idea, è proprio quello che fanno. Loro lavorano sulla quantità, perché ogni mese che aggiungono roba hanno sempre iscritti nuovi, gente nuova che si iscrive perché hanno aggiunto roba nuova. Quindi Netflix lavora principalmente sulla quantità. Sulla qualità ci lavora pure, ma molto poco. Preferiscono lavorare sulla quantità. Perché? Perché Netflix è solo ed esclusivamente una piattaforma streaming per adesso stanno pensando pure di comprare i cinema, vabbè. Però è di base è una piattaforma streaming, quindi loro guadagnano con quello che mettono sulla loro piattaforma, e il loro modello di business è: più cose mettiamo diverse tra di loro, più gente si iscrive, anche se la roba è una merda, però è roba nuova e la gente si iscrive. Col fatto che adesso c'è, a me pure nel mio canale mi capita di sentire persone che guardano 4-5 serie TV insieme, perché prima se ne guardano una, poi un'altra, poi un'altra, poi una puntata e una, poi una puntata e un'altra, appena finiscono una serie vanno in crisi e ne devono trovare subito un'altra ancora. Quella è una cosa che molte persone adesso fanno, senza contare quelli che si vedono le serie a due per me. Io dico sempre che esiste un girone dell'inferno per queste persone, ma quello è un altro discorso, dove ci finisce pure Marcello Ascani, che un paio di volte ha detto che guarda delle cose a due per. Questo richiede, ovviamente convince, diciamo, la piattaforma che questo sistema funziona, e quindi Netflix acquista cose
in continuazione e produce qualunque cosa pur di mettere sempre roba nuova. La maggior ogni tanto ho l'impressione, mi dà l'impressione che loro più che sul prodotto di per sé ragionano sul marketing. Cioè, se noi produciamo questa cosa, che marketing ci possiamo fare dietro? Quindi chi possiamo portare nella piattaforma se noi produciamo questo? E il ragionamento vero a volte per quello che loro fanno e dicono è più, mi sembra più, se la campagna pubblicitaria, la promozione è fica e porta dentro la gente, produciamo questo. Cioè, ma poi come viene? Perché intanto la gente è entrata. Ok? Dici, questa a lungo andare... L'obiettivo l'hai raggiunto facendo entrare gente. Esatto, l'obiettivo l'hai raggiunto. A lungo andare è ovvio che crea un po' di problemi. Però, dal punto di vista psicologico, loro, siccome non producono sempre merda, ci sono pure delle cose fighe dentro Netflix che comprano, che mettono, che producono. A livello di numeri, diciamo, se conti fra quello che buttano dentro e le robe veramente fighe sono poche. Fra l'altro, quando trovano quelle che funzionano veramente, ci lucrano sopra, cioè ci fanno di tutto. Adesso c'è pure la casa di carta coreana, che è la stessa cosa della casa di carta spagnola, solo che è ambientata in Corea, ma è identico. Cioè, però è un remake, ma c'era bisogno sempre Netflix di produrre questa roba. Perché? Perché si sono accorti che la casa di carta, che gli porta un sacco di gente, è arrivata a livelli di merda talmente grande come merda che non possono andare avanti, l'hanno chiusa eccetera. Però quella è una gallina dalle uova d'oro. Quindi che cosa fai? Invece che chiuderla completamente, fai uno spin-off, che è lo spin-off su Berlino, che prima o poi uscirà, e mo adesso e poi fai anche un remake da un'altra parte, così la gente che ha visto la casa di carta, che magari l'ha finita, invece di quella coreana faremo quella indiana, magari vede quella, dice cazzo, ma mo c'è pure quella coreana, quella mi è piaciuta, quindi mi riscrivo di nuovo e me la vedo. E allora interessa questo. Prime Video invece ragiona in maniera diversa, perché Prime Video è Amazon, i soldi sono di Amazon di base, quindi ragionano da un altro punto di vista, ragionano su creare molti meno contenuti, perché Prime Video ne crea molti meno di quelli che crea Netflix, ne acquista molti meno di quelli che acquista Netflix, però con una qualità molto più alta, perché lì l'idea è completamente diversa. Adesso a settembre uscirà Il Signore degli Anelli, che si vocifera abbiano speso 1 miliardo per fare quella roba. Io spero che venga cazzo bene. Sta uscendo The Boys. Ora a me i supereroi mi hanno rotto il cazzo da tutti i punti di vista, quindi non l'ho visto. A me, ho visto la prima stagione, ho visto il resto. Però se senti in giro parlare di The Boys, ogni volta che esce una stagione di The Boys, capolavoro dei capolavori, bellissimo, stupendo, meraviglioso. Per me è stupendo. anche perché di supereroi c'è molto poco. Vabbè. Sì, io basta, appena vedo gente col mantello divento matto ormai. Ma lì è gente col mantello un po' alternativa. Ho visto la prima stagione, non sono andato avanti, però cioè, è comunque dalla prima stagione mi ricordo che è un prodotto fico. Cioè, che a me possa piacere o non piacere, abbastanza relativo, però il prodotto è comunque tremendamente valido, è fatto bene, è realizzato molto bene, ha una sceneggiatura che funziona, eccetera, eccetera. E tante altre cose, cioè per esempio Prime Video, LOL, minchiata LOL, non gli davamo nessuno un euro a LOL, però LOL ha spaccato male, cioè perché è piaciuto tantissimo, eppure su LOL ci hanno speso un botto di cast, realizzazione e tutto, e anche altri film, i vari film che stanno facendo con Chris Pratt, la serie adesso Terminal List, quello che hanno fatto con noi per la promozione, cioè si sono inventati sta cosa, l'agenzia marketing di sto videogioco che abbiamo fatto, queste riprese con Matteo, questo casco con la telecamera di sto videogioco interattivo, cioè le idee, cioè il mercato è quello, però poi ognuno si muove in maniera diversa. Ci sono un sacco di cose, la gente richiede un sacco di roba, siamo arrivati al livello come per la musica, ormai la musica usa e getta, e le serie TV sono la stessa cosa, si producono più serie TV che film sostanzialmente, perché sulla serie TV ci guadagni di più.
tutto qua, perché la metti in piattaforma o perché c'è più tempo e più possibilità di inserire che cazzo ne so, di inserire product placement, di inserire pubblicità piuttosto che in un film, quindi ci guadagni molto di più. E poi puoi creare ovviamente la serie TV, di per sé vuole la seconda stagione, la terza stagione, la quarta stagione, varie stagioni eccetera eccetera, quindi è una storia più lunga, oddio sto coso, che di base è quello che intelligentemente Kevin Feige sta facendo con la Marvel. La Marvel non sono altro che puntate di una serie TV autoconclusive che con i fantastilioni, però la struttura del Marvel Cinematic Universe è quella di una serie TV, né più né meno, la serie TV antologica, ogni puntata inizia e finisce, però poi c'ha dei piccoli collegamenti con quella successiva. È la stessa cosa, Feige ha portato la serialità nel cinema, che non è che se l'è inventata lui, però l'ha diciamo sperimentata e studiata da un altro punto di vista, e funziona perché la gente vuole, soprattutto adesso, vuole sempre più cose, vuole vedere, vuole consumare, cioè sì, i telefoni, i tablet, la televisione, il computer. Per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe, anche le scene post credit, cioè funzionano tantissimo per quanto riguarda questa serialità che tu... È tutto marketing, tutto solo ed esclusivamente marketing, ma anche il... molte volte a me diverte sempre quando... non ci si pensa, no? Che perché c'è prima un film e poi c'è un altro film e poi c'è un'altra ancora, che hanno qualcosa di leggermente diverso, perché tutto sommato poi i film della Marvel sono tutti uguali, cioè se tu li premi play e li fai partire a livello di struttura, sceneggiatura, struttura drammaturgica, sono tutti uguali, cominciano in un modo, poi a un certo punto c'è un plot twist, poi a un certo punto si continua, poi cambia, poi arriva il colpo di scena, poi c'è il villain, cioè strutturalmente sono tutti identici, cambiano in pochissime cose. E se adesso c'è Thor Love and Thunder, che è una semi-commedia romantica, c'è un motivo se è posizionato lì in mezzo a un'altra roba prima e quello che verrà dopo. Non fanno due film che hanno più o meno lo stesso sapore e li mettono l'uno accanto all'altro. È uscito Doctor Strange, che era una specie di mezzo horror, che poi figura di Raimi, c'è tanto per dì, ma due minuti si vede che c'è Raimi. Dopo quello, con i cadaveri, le cose, i demoni, eccetera, serve una roba molto più leggera, ed ecco che c'è piazzato Thor Love and Thunder. Quello è marketing, quello non è... No, così la storia, eccetera, perché adesso... Quello è solo puro marketing e basta, perché un altro film tipo Doctor Strange, con quel tipo di tono, no? Con quel tipo di tono, quel tipo di trama, quel tipo di idea lì, sarebbe risultato pesante. Invece c'è, cioè, butti una commediola e te fa ride, con Taika Waititi che far coglione, cioè butti una commediola che te fa ride, e bene, dopodiché parti con un'altra roba pesante. Da quello che leggo su internet, la gente ha capito che non è una commediola, è una merda proprio Love and Thunder. Non lo so, io non l'ho visto, letto, ma nemmeno io aspetto direttamente quando esce in Blu-ray. Non mi interessa, non proprio che lo vedrò, però anche se l'unico motivo per cui sarei curioso Christian di vedere Bale. Il film, no neanche, no. La colonna sonora, perché la colonna sonora sicuramente sarà pazzesca, perché nei Thor c'è sempre una colonna sonora pazzesca, c'è tutta musica rock degli anni 80-70, cioè la musica pazzesca. E poi perché onestamente sono curioso di vedere Natalie Portman pompata come un camino, sono curioso di vedere quello. Però no, Christian Bale è andato lì, ha fatto bancomat. Guarda, ne approfitto, visto che hai toccato un attimino l'argomento colonne sonore, e tu sei molto appassionato di musica. E come ti sei avvicinato all'arte della musica e quale tipo di musica preferisci? Io non so suonare un cazzo di base, a parte i citofoni, come consumatore. Ormai telefoni, no? Ormai lo scendi, quindi non c'è manco più il citofono che stai suonando. Ascolto musica da sempre, credo di essere un appassionato di musica da sempre. Mia madre mi raccontava che per farmi mangiare l'unico modo era mettere la musica.
di solito i bambini vengono messi davanti alla televisione. Mia madre mi piazzava davanti il giradischi, metteva la musica e io mangiavo. E una cosa che mi raccontava sempre è che da piccolo, 3 anni, distinguevo i dischi. Cioè, anche, sai, c'erano i 45 giri quando ero piccolo, io a 3 anni, era l'83. C'erano i 45 giri come singoli e c'era il mangiadischi, cioè quella scatoletta che te c'è infilavi il disco dentro. E io c'avevo tipo una serie di dischi, mio padre aveva ovviamente, e mi avevano comprato una serie di dischi dell'RCA, quindi l'etichetta era tutto sempre uguale, era quella gialla con su scritto RCA. E mia madre mi diceva che io riuscivo a distinguere le canzoni, cioè qua c'è questa canzone e qua c'è quest'altra canzone. Cercavo, in qualche modo mi facevo capire e gli dicevo metti bla bla bla, metti questa, gli davo il disco e lei metteva quella giusta. Poi da fatto il DJ a 12-13 anni ho cominciato a fare il DJ, prima lo facevo con le cassette. Genere? Non è che facevo il DJ, facevo partire una canzone. Inizialmente era pop, era il pop di fine anni di inizio anni 90. Poi a un certo punto nel 94 più o meno ho scoperto la musica commerciale e quindi lì poi mio padre mi regalò i piatti. C'avevi i dischi, quei 33 giri, facevo il DJ col 33 giri. A qualche anno dopo conobbi un ragazzo, Luca Marano si chiama, adesso lui ha continuato, lui adesso è un produttore musicale, DJ, gira il mondo eccetera. Sì, io poi ho smesso perché non mi piaceva molto l'ambiente in realtà, perché mi interessava più il teatro e il cinema. Io ho fatto il DJ per tanti anni, non so stare senza musica. Cioè, se tu mi levi Netflix, mi levi Sky, mi levi Prime Video per una settimana o un mese, va bene, ma non esiste che me levi Spotify. Non se ne parla nella maniera più totale, non me puoi levare Spotify. Però i generi che ti piacciono di più? Ma in realtà di tutto, cioè di tutto, non c'è quello che non mi piace, quello che diciamo non mi piace è il metal non lo capisco, diciamo il metal, quello bello pesante, però gli ascolto gli Iron Maiden, capisci? Cioè per dire quello più famoso. Gli ascolto gli Iron Maiden, ho ascoltato gli Aerosmith, pure conosco pure pochissimo, non tanti, Black Sabbath, però no, non è proprio il mio genere il metal. Sono più sul pop. Sì. Sul pop, però mi piace tantissimo pure la musica classica. Che cacchio ne so, cioè musica di tutto. Di tutto, le colonne sonore in continuazione, ne ascolto tantissime. Una delle cose che faccio, per esempio, quando vado al cinema e vedo un film che mi è piaciuto, la prima cosa che faccio è cercare la colonna sonora, se la trovo in giro. E molti film mi piacciono, anche principalmente mi sono piaciuti per la colonna sonora. E ce ne sono alcune che continuano. Guardiani della Galassia? Guardi, la Galassia è un film di merda. No, un film di merda. No, merda. È l'unico che si salva. Non è vero. Guardiani della Galassia è caruccio. Guardiani della Galassia è caruccio insieme a il secondo di Capitan America, The Winter Soldier, sì, che è bravo. L'unico che prova ad avere una trama. È l'unico che cerca di avere una trama. La colonna sonora di Guardiani della Galassia è figa. C'è tutta roba anni 80, eccetera. È interessante la colonna sonora di Guardiani della Galassia. Però, per esempio, è l'unica colonna sonora di film della Marvel che conosco. Poi, a parte, vabbè, il tema degli Avengers, ma quello è Alan Silvestri, che è quella colonna sonora è bellissima. Quel pezzo lì. Quel pezzo, e poi tutto il resto è assolutamente dimenticato. Chi cazzo se ne ricorda le colonne sonore? Tranne quella di Iron Man, però, perché c'è il pezzo. Perché gli SDC, fondamentalmente. Cioè, è il pezzo degli SDC, quella la colonna sonora di Iron Man. Io per dite, prima di iniziare la live, io mi ascoltavo la Cavalleria Rusticana, cioè, capisci? Ma pure quella roba. Sono metallaro, però, capito. Ma pure quella roba lì, cioè, sul mio canale ogni tanto se la fa, ma ascolta musica classica.
è la musica Kovic, Mahler, Barenboim, un po', tutta. Un altro genere che non proprio io, il neomelodico napoletano, non... se ne parlava in chat Gigi D'Alessio, non riesco a digerirlo il neomelodico napoletano, ma non perché però ci prende. Però mi piace tantissimo, mi piacciono tantissimo, ci sono, vabbè, a parte Pino, ma Pino Daniele, figurati. Vabbè. Mi piacciono tantissimo i 99 Posse, mi piace un sacco Meg, che è la cantante dei 99 Posse, che poi ha fatto degli album da solista, c'è il suo primo album da solista, tutta musica elettronica, che è fighissima, c'è un pezzo che si chiama Napoli città aperta, cassa dritta, che è veramente figo, e mi piacciono gli Alma Megretta. È proprio il neomelodico, come che poi quel genere, quel genere ad adesso, insomma, il genere lì io non riesco, come il neomelodico siciliano, dice Grace, ma sono proprio quelle cose. Ma, così adesso se non fa parte dell'intervista, è un qualcosa di, a livello attuale segui artisti, non so, un po' indie? Non mi piace la musica italiana, mi fa incazzare moltissimo. Cioè, ci sono delle cose che, le cose di Coez sono carine, no, Willy Peyote lo conosci? Willy Peyote mi sta sul cazzo. Ok, bene. Ci sono alcuni pezzi carini, e mi ricordo la prima volta che ho sentito Willy Peyote, mi sono detto, ma che è Jovanotti che sta a fare? La prima volta che l'ho sentito ho detto, ma perché Jovanotti sta cantando sta roba? Perché l'intonazione è quella, cioè... Sì, dei primi pezzi sì. Poi adesso... No, poi no. Willy Peyote qualcosa ho sentito, però sì, della musica italiana di adesso non... No, io ascolto i Rover, però sono diversi. Non mi fanno... Cioè, sai cosa? Che la maggior parte è veramente musica usa e getta, cioè... Sì, ma adesso forse sarò... tanti prodotti sono usa e getta. Capito, sarò un vecchio rincoglionito, però... Guarda, questa è una problematica che secondo me tocca un po' tutto, libri, manga, videogiochi, è un po' un problema diffuso. Però poi capita, per dire, c'è un pezzo di... Ci sono dei pezzi che ogni tanto per qualche motivo mi entrano in testa e mi rimangono nel cervello. Tipo la rappresentante di lista con Ciao Ciao. La rappresentante di lista, sì, ma quelli già la conoscevo di prima. Ma che ti posso dire? Cioè, proprio ti vado a tirare una roba assurda. Malibu di San Giovanni, a me piace da morire. Non lo so che c'ha quel pezzo, non lo so. Ma c'è qualcosa dentro quel pezzo che a me piace. Tipo un Fra Quintale, tipo anche fa dei pezzi. Qualcosina, però, cioè, tutti questi nuovi, tipo la trap. No, trap no, non ci arrivo. No, non ci arrivo. C'è uno o due pezzi di Sfera Ebbasta che non mi fanno cacare. Però la trap no. E non so, è solo. Difficilmente trovo qualcosa di interessante. Ho trovato tremendamente interessante Liberato. Ok. Sì, bravo. Liberato io l'ho trovato interessante, ma Liberato, per esempio, è un progetto, non è un cantante, è un progetto particolare, dove secondo me c'è di mezzo pure il regista che fa i videoclip. È un progetto abbastanza strano, Liberato. C'è la lingua napoletana, che comunque è piacevole a sentirsi in quei ritmi dance, un po' elettronici. Particolare. Giova, te voglio fare una domanda da stronzo proprio. Prego, si figuri. Sei su un'isola deserta. Calcola che su questa isola deserta non è come quella dell'host. No, però è come quella dell'host, dai. C'hai la luce, c'hai tutto, però ti puoi portare solo 3 Blu-ray. Non hai Netflix, non hai niente. Ritorno al futuro, il padrino e... posto. Ritorno al futuro e il padrino e i cofanetti, però. No, aspetta, no. No, non essere furbo. Okay, uno. Allora, Ritorno al futuro parte 1, il padrino parte 2. Devo dire parte 2 e Jurassic Park. Porca. Bella tripletta interessante. Perché Ritorno al futuro non può mancare, il padrino non può mancare e non può mancare Spielberg. Quindi, se proprio non può mancare Spielberg,
Jurassic Park. Non c'entra niente con l'intervista, te lo chiedo comunque. Quanto ti ha fatto schifo Jurassic World Dominion? Incalcolabile. Incalcolabile. Lo schifo che ha fatto. No, lo schifo che mi hanno fatto tutti e tre i Jurassic World è altamente incalcolabile. Perché poi c'è gente che dice: ma no, ma il primo ancora. No, sì, facciamo tutti e tre cagare. Non c'è. Cioè, proprio. No, fanno cagare tutti e tre. Punto e basta. Poi Dominion fa cagare più di tutti. Però fanno cagare tutti e tre. Dinosauri come gattini ormai una roba però se hanno deciso di portare al cinema i ragazzini, cioè i ragazzini bambini che vedono il dinosauro gigante e dicono: oh, che bello! E va bene, esatto. Cioè, se per quel pubblico là basta dichiararlo, sono diventati film per bambini e allora. Bene. E allora andiamo avanti. Tu da poco tempo, come dicevi prima all'inizio dell'intervista, circa un anno fa sei approdato su Twitch. E vari le tue live tra Just Chatting, sia giocando anche con i videogiochi. Allora, dato che noi siamo un canale che era nato prevalentemente per parlare di videogiochi, poi dopo ovviamente lo sai come funzionano, gli inizi, un'avventura, si aprono nuove possibilità, nuove idee e quindi le cose in tavola un po' cambiano, ma di base no, la nostra passione è il videogioco e quando riusciamo il videogiocare. E cerchiamo di portare un po' la cultura del videogioco, sia retro che moderno. E te, come ti sei avvicinato ai videogiochi e quali sono i tuoi generi o il tuo genere preferito e magari alcuni tuoi titoli preferiti? Ok, allora i videogiochi io con una console che non ricordo minimamente come si chiama. Prova a dire un gioco. Aveva tre giochi questa console. Mm-hmm. Aveva era a cartucce. Era il 1986. Mm. Una cosa del genere. Erano tre cartucce. Donkey Kong. È Super Nintendo. No, Carnival Atari. Si chiamava Atari. Non era Atari. Era Donkey Kong Carnival si chiamava e un altro era Mouse qualcosa. Donkey Kong era, vabbè, Donkey Kong, quindi Super Mario che salta, evita i barili e deve andare a prendere la Princess. Il primo Super Mario. Carnival era un giochino dove c'era la pistoletta sotto che sparava a queste cose, tipo quello di Duck Hunter, tipo Duck Hunter, esatto, però sparava delle cose particolari, cioè tutti dei pupazzetti o cosine varie che facevano parte di un circo, dava l'idea del circo, che si avvicinavano alla pistola e tutto. Ok. E questo mouse qualcosa era una sorta di Pac-Man, solo che la differenza è che tu eri nel labirinto, eri la testa di un topo e ti inseguivano delle teste di gatto. Però di base... Ma tanto se era in quegli anni lì, guarda, se non era l'Atari, comunque sia, poteva essere un Intellivision o un ColecoVision. Forse Intellivision o qualcosa del genere. Guarda, mi ricordo la console, era un mazzarocco così nero, bello grosso. La parte particolare della console, mi ricordo che era il joystick, che era una slip enorme, era una roba lunga quasi quanto un iPhone. Allora quasi sicuramente l'Intellivision. E poi c'erano dei pulsanti 1, 2, 3, c'era una sorta di tastiera a pulsanti. Sì, quasi sicuramente l'Intellivision. Okay. Quindi quella è stata la primissima console che mi è arrivata a casa. E non so perché mio padre arrivò a casa con questa roba qui. Non ne ho la più pallida idea. Poi da quello ci fu il Commodore 64. Alla grande, ne abbiamo parlato ieri abbastanza del Commodore 64 insieme a, non so se lo conosci, Kenobit. No. Non conosci Kenobit? Fabio Bortolotti? No. Ah. Forse il nome no, però se lo vedo di faccia. È un bel artista italiano, musicista di chiptune. No, non lo conosco. Anche Twitcher. Okay. Come 64 il VIC-20, se non ricordo male.
poi l'Amiga 500, la 600, grande. il PC1 quella a cristalli verdi. E poi ha cominciato. Ah, Nintendo. Vabbè, Nintendo, Super Nintendo. Più o meno. Sì, diciamo, Master te le sei System, fatte un po' tutte. Ecco, System 2, Mega Drive. E poi che c'ho avuto più. E poi si sì, parte tutte le console: PlayStation, Sega Saturn, PlayStation 2, 3, 4, 5, Xbox. Ma le hai mantenute tutte queste? Allora, c'ho ancora la Nintendo, che però è della mia compagna, il Nintendo 8-bit, perché quando ero ragazzino io, quando avevamo queste cose, non c'era tanto l'idea del collezionismo, capito? Era più averle, quindi c'è la vendi e ti prendi la roba nuova. Quindi tipo la mia prima PlayStation la vendetti per avere il Sega Saturn, perché volevo giocare a Code Veronica. Grande, basta, grande, io volevo solo grande giocare a Code Veronica, per questo ho preso il Saturn, anche perché nel Saturn, a parte Code Veronica, non c'era un cazzo, c'era il tennis, fine, poi non c'è più niente interessante. Poi, ma ci ho avuto più o meno tutti, cioè pure il GameCube ci ho avuto, ma perché volevo giocare al primo Resident Evil, quello te l'ho chiesto io, te l'ho chiesto, perché volevo giocare a quello. E poi vabbè, tutte le Play, l'Xbox mi manca la prima, credo, sì, la prima Xbox non ce l'ho avuta, però poi le altre ce l'ho avute tutte, perché. E poi il mio microfono sembra uno. E poi non mi ricordo che altro, ma tutte più o meno tutte. Generi mi devi assolutamente accannare i giochi di sport. Sono minimamente capace, zero. E giochi sport, quindi i vari FIFA, eccetera. Anche se in realtà un FIFA ce l'ho avuto, uno o due ce l'ho avuti. Ce n'era uno nel Super Nintendo, che era una roba di mondiali, non mi ricordo quale anno. E poi c'ho avuto un'altra specie di gioco di calcio, sempre che si faceva i mondiali, nella PlayStation 2, mi pare, boh, mi ricordo. E neanche giochi di macchine, zero. Ho provato una volta Gran Turismo, l'ho frullato dopo due secondi. I giochi di macchine, quelli delle Micro Machine. Oh, le Micro Machine, sì. Mi dai giochi di macchine serie? No, ma principalmente avventura. Allora, Micro Machine V3 per la Play 1 era qualcosa di stratosferico, cioè ci abbiamo passato non so quante ore in molti. Principalmente giochi d'avventura. Tante avventure grafiche su PC, Myst fu uno dei primi, poi ci avevo giocato, vabbè, poi ho giocato ai Gabriel Knight, non so se li conoscete, Gabriel Knight 1, 2 e 3, tra l'altro Giova, qui sonora pure bellissimo. Qui siamo tutti vecchi, Giova. colonna sonora di Gabriel Knight, tanta bellissimo roba. Fantasmagoria pure. Fantasmagoria, fra l'altro, ho portato pure sul mio canale, che c'era. C'avevo un po' paura per le ultime scene, perché effettivamente sono un po' cruente, però sti cazzi. E ci siamo divertiti. Poi che altro c'era? Poi vabbè, ai tempi ce n'era una che si chiamava Load Runner, poi ce n'erano tutte Flashback, vabbè, tutte molte erano avventure grafiche, sai, in quel periodo in cui le facevano girate, no? Che dovevano essere dei film tipo Fantasmagoria, è un budget allucinante, Siberia, ma Siberia già è nuovo, sì, tra virgolette, no? Vabbè, Indiana Jones e il destino di Atlantide, quindi sì, l'avventura della LucasArts. Monkey Island l'ho giocato talmente tanto tempo fa che non mi ricordavo un cazzo, mo l'ho scaricato di nuovo per rigiocarlo, non mi ricordo niente, ma niente. Beh, meglio così, almeno te lo rigiochi per bene, perché l'ho giocato con dei miei amici all'epoca, quindi non mi ricordo molto. No, ma anche un po' come la musica, i videogiochi, cioè musica e videogiochi hanno sempre fatto parte della mia esistenza, cioè non da sempre, veramente da sempre. E poi quando ho scoperto Twitch, quando è partito il mondo del gaming, mi sono detto: ah, ma quindi non ero io quello pazzo da ragazzino. Poi ho conosciuto tutta una serie di persone, quali Power, che ne so, Zano, no? Quindi Giorgio, Cristiano, eccetera. E
quando li ho conosciuti il loro mondo, no? E a funzione del loro mondo, pensato, ma quanto ha sbagliato mia madre a cagarmi il cazzo da ragazzo molla, quanto ha sbagliato. Mia madre era, basta questi videogiochi, non servono a un cazzo, una piccola rivincita. Quanto ha sbagliato, mamma. E lo facevano tutte, dai, giù. Tanto hanno sbagliato, sì. Però. Mazza. Comunque, dai. Una cosa, noi abbiamo chiacchierato un po' di tutto, ma non delle serie TV, che so che sei un appassionato, ma allo stesso tempo ti fanno schifo parecchio. Se dovessi stilare una piccola classifica, fammi una top 3, dai, giusto per rimanere più stretti. Anche non in posizione canonica, cioè non fare 3, 2, 1. Quali nomineresti? E soprattutto se ci sono perle del passato, non esclusivamente nuove. In realtà, ma sai cos'è? Che nel passato erano più sitcom, forse, cioè Friends è la prima che mi viene in mente, perché con Friends ci sono cresciuto. Certo. Con Friends ci sono cresciuto, quindi è la prima che ho visto subito nel Jet Central Park. Con Friends ci sono cresciuto. E poi serie TV, allora, di quelle che mi sono piaciute ultimamente tantissimo, sono state, vabbè, a parte che oggi è il periodo di Stranger Things ed è una delle mie serie TV preferite, ma perché figurati, praticamente è i Goonies con i superpoteri o comunque col soprannaturale schiantato in anni 80, con tutta quella musica lì, quella cultura lì, quindi cioè proprio, sai, quando io sono proprio il target perfetto per una roba tipo Stranger Things, cioè proprio al 100%. Infatti c'è chi dice, ah ma no, la seconda non mi è piaciuta, forse la terza, perché no, a me è piaciuto tutto, non rompete voi. Guarda, ti dico invece oggi, tipo passano dove lavoro io delle ragazzine, uh-huh, e le sento confabulare, ah Stranger Things bellissime le prime due, poi le altre fanno schifo, ma come? Stavo lì viola, ma come? Sono ragazzine, dai, lascia perdere, sono ragazzine. Stranger Things è bello tutto, ma quello è facile. Sì, alti e bassi, ma è troppo. Però sono veramente poche le serie TV che mi piacciono e che ho seguito. Un'altra che ho seguito che mi è piaciuta moltissimo è stata House of Cards, quella con Kevin Spacey. Cavoli. Che purtroppo bella. Nell'ultima stagione è successo quello che è successo, quindi devo dire che comunque l'hanno chiusa in maniera decente, diciamo, cioè sono almeno con un po' di dignità l'hanno chiusa, non hanno mandato tutto completamente a puttane, però manca Kevin Spacey. Però quella è un'altra serie che mi è piaciuta tantissimo, House of Cards. Scrubs l'hai vista? Scrubs l'hai vista? Scrubs a me non piace. Aio. Allora, non è brutta Scrubs, col cuore. Non posso dire che è brutta Scrubs perché direi una cazzata, però il problema è che Scrubs mi ha divertito molto le prime stagioni, le prime due, dopodiché mi ha annoiato perché sostanzialmente era sempre la stessa cosa. No. Io purtroppo non sono stato vittima del fascino di Scrubs, cioè per le prime due stagioni sì, poi era da un certo punto di vista troppo assurda, cioè perché Scrubs gioca su quello, è un po' il teatro dell'assurdo, no? Uh-huh. Io ho fatto tanto teatro dell'assurdo, c'è un autore che si chiama Achille Campanile, autore italiano, morto e stramorto e rimorto, era teatro dell'assurdo, e quando vedevo Scrubs ci sono queste cose, e la cosa assurda è che YouTube, per come la conosciamo adesso, per tantissime cose, tantissime scenette che faceva Guglielmo e faceva Matteo e che poi rifanno, che adesso stanno rifacendo tanti, cambiando qualcosa, ma tutto sommato è quello, YouTube è figlio di Scrubs, per esempio. No, tantissimi gente che fa video su YouTube che sparano puntate fatte male di Scrubs. Sì. E purtroppo non mi ha mai preso tanto. Ti ha rapito, ecco, a te, no, un tipo di stratagemma narrativo non c'è riuscito. No, io l'assurdo come Rick e Morty, per esempio. No, a me l'assurdo assurdo troppo. Rick e Morty non ti è piaciuto neanche Rick e Morty? No, allora no. È proprio questione di genere, ecco, di sì. No, perché è un capolavoro Rick e Morty. Rick e Morty ha lo stesso tipo di comicità assurda.
a me l'assurdo, il troppo non piace assurdo tipo... non mi piace, non lo trovo divertente, lo trovo, molte volte lo trovo sconclusionato. È facile pure, perché a volte è difficile, riesco, mi diverte quell'assurdo molto, posso dire, molto cinico, che è quello dei Griffin, perché pure okay, i Griffin sono assurdi. Oppure no, Jackman, forse Jackman. Anche, capito? Okay. Cioè, perché sono, è comunque assurdo, è comunque... Sì, però più realistico, cioè, vuoi più cinismo realistico. Esatto, più realistica e cinica, invece la roba troppo estremamente assurda non mi piace. Quello che, per esempio, riconosco in Scrubs, che dice sempre Marco Cioni, che è vero che Scrubs ti fa ridere e piangere, no? Nel giro di 2 secondi riesce, mazzo, tipo, esattamente. Riesce a virare e farti ridere e piangere. Però non mi ha mai rapito. Rick e Morty ho visto delle puntate, perché sai, tutti parlano di questa roba, quindi dici, vabbè, vediamola. Abbiamo. Ho visto delle puntate, però... Non ti ha colpito? No, non lo trovavo divertente, non mi faceva ridere. Io la serie TV che consiglio sempre a tutti, che non c'è da nessuna parte, perché è di proprietà di Mediaset e non la venderanno mai, io dico sempre recuperatevi Soprano. Soprano è bellissima. Io sempre quello dico, recuperate. So che è difficile, bellissima. Non si trova da nessuna parte, comprate i DVD, i Blu-ray nemmeno c'è. Il Soprano è bellissima, ma sai che se i TV ce ne sono sempre, ce ne sono tante belle, poi vabbè. L'inarrivabile per diversi motivi per me è Breaking Bad è stata quella roba che mi ha rincoglionito dalla prima all'ultima serie, perché in realtà la cosa assurda è che Lost, per esempio, mi ha appassionato molto di più, solo che Lost, arrivata alla quarta serie, comincia a precipitare, a crollare, mischione di robe che poi ci hanno messo i viaggi nel tempo, perché quando metti i viaggi nel tempo è quando non sai più che cazzo fare, diciamo che dopo un po' si capisce più un cazzo, detto no, Lost l'hanno semplicemente hanno detto cos'è che funziona, che incasiniamo tutto e hanno cominciato a incasinare l'incasinabile per finire nella sesta stagione, che è, penso, di una noia, cioè, per dire, Lost l'ho rivisto più volte, l'ho visto almeno 2 o 3 volte però fino alla terza stagione. La quarta stagione forse l'avrò vista una delle 3 volte, un'altra l'avrò vista, quindi forse alla quarta stagione sono arrivato a 2. Della quinta mi ricordo molto poco, la sesta l'ho vista la prima volta quando è uscita e non l'ho mai più rivista. Mi ha fatto schifo da tutti i punti di vista. Era semplicemente da qui andiamo qui, da qui andiamo qui, da qui andiamo qui, senza... Bene, allora guarda, siamo in fase di chiusura. Sì, quindi io mi accendo la mia sigaretta. Vai tranquillo. E poi... Quali consigli daresti a chi vuole intraprendere un po' la carriera, il viaggio del montatore video? Non lo fate, non lo fate, fate altro. Volete una vita sana, volete una vita tranquilla, non lo fate, fate altro. Non salviamo le vite, perché questo lavoro non salva la vita di nessuno. No, quindi... non salva le vite, però magari quando le cose sono fatte bene, comunque sia trasmetti un messaggio, porti cultura, e poi visti i mezzi che ci stanno oggi, magari le strade possono essere molteplici. Però ti dico, non salviamo le vite, perché a volte... per come ti chiamano i clienti, no? Per come parli con le persone, tu non stai salvando una vita, però pare che lo stai per fare, perché c'è, cioè, tipo, guarda, questa cosa che mi chiedi, però ci vuole un po' di tempo. No, mi serve assolutamente per stasera, perché sennò poi è un casino. Insomma, non è un'operazione a cuore aperto, cioè, se invece stasera, no, assolutamente. Non salviamo le vite, però a volte pare di sì. Quello però ormai è un problema di tutta la società, qualsiasi lavoro sì, ormai, se, qualsiasi lavoro ormai, anche quello più tranquillo, lo devi però fare velocemente, qual è? Bene, anche quando è completamente inutile farlo in questa maniera e controproducente.
Sai qual è il problema? Che in questi, se vuoi fare questo mestiere, per la maggior parte del lavoro, delle volte lavori da libero professionista. Se poi lavori in uno studio, comunque lo studio ha delle scadenze e quelle scadenze vanno rispettate, e questo lavoro purtroppo è un imprevisti del monopoli continuo. Cioè, ma proprio con, ogni giorno c'è un cazzo diverso, ogni giorno ce n'è una, cioè è sempre un continuo, prima uno poi l'altro. Quando lavori a libero professionista, purtroppo il problema è che non esiste il sabato e la domenica, cioè nel senso, non è che tu puoi dire vabbè io sto sabato non lavoro, cioè idealmente sto sabato non lavoro, però se poi succede qualcosa per cui io sabato devo lavorare, per dire, questo forse è il primo anno che io riesco a non lavorare ad agosto, cosa che non riesco a fare da 3 anni. Sono 3 anni che io ad agosto non lavoro, quando non lavora tutto il mondo. Cioè tutto il mondo, quando non lavora tutta Italia, quindi quella settimana di Ferragosto, anzi, manco la settimana di Ferragosto, dal 13 al 16-17 agosto non lavora nessuno, e quindi appunto, io quei giorni non è meglio lavorare. Troppa gente in giro, non è meglio lavorare quella settimana. Sì, però quella è la settimana in cui ti puoi fermare perché tutto il resto dell'Italia non lavora, certo. E quindi in quella settimana puoi non lavorare pure tu, però diciamo per dire l'anno scorso le varie catene di montaggio sono collegate, quindi. Però io per dire l'anno scorso ho avuto dal 12 al 17-18 e basta, per dire. Natale, cos'è il Natale? Che cosa fa la gente a Natale? Io sto in studio a lavorare a Natale. Io mangio. Tu mangi, perfetto. Io sto in studio a lavorare. C'è un sacco di gente. Molte volte sto da solo io in studio a lavorare a Natale, perché tutti gli altri non ci sono. Perché occupandomi della post-produzione, la produzione viene fatta quando lavorano tutti, perché devono girare e quindi si deve noleggiare il materiale, ci deve essere i vari assistenti si ha bisogno, eccetera eccetera. La post produzione, che sono solo come uno stronzo, si fa quando è con i tempi molto più lunghi, perché a volte giriamo 2 giorni e poi c'è una settimana di post produzione. La post produzione invece si fa quando dopo, quindi molte volte è successo, tantissime volte, di girare proprio al limite con il periodo di ferie, però la consegna è alla fine delle ferie e quindi durante le ferie c'è la post-produzione. E capita tantissime volte, ma proprio tante volte. Quest'anno ho detto non esiste. Quest'anno io ad agosto non metto piede qua dentro e non mi porto hard disk a casa, perché comunque ci sono tutta una serie, cioè siamo riusciti a prepararci prima per evitare di arrivare ad agosto con una lavorazione. L'anno scorso abbiamo finito delle riprese a fine luglio, e quindi se poi la roba va in onda a settembre, a post-produzione quando si fa? Allora, Giova, noi abbiamo chiuso, non abbiamo più domande, non abbiamo più nulla, quindi in fase di chiusura siamo nelle fasi dei ringraziamenti. Giova, ti ringrazio tanto, ti chiedo scusa se ho rotto i coglioni. No, io ti chiedo scusa per aver accannato, no, giovedì. No. Quello mi è dispiaciuto tanto, ma dovevamo andare a vedere Elvis, che fra l'altro, ragazzi, se non l'avete vista andatelo a vedere, perché è un film fighissimo, con una colonna sonora micidiale, perché vabbè è Elvis, quindi cazzo. Maurizio Merluzzo al doppiaggio è stato bravissimo, veramente bravissimo. Ci sono due scuole di pensiero, chi dice che è bello, chi dice che è una merda, perché è un film molto particolare. È Baz Luhrmann divide sempre, sono l'unico credo che ha convinto un po' tutti è stato Moulin Rouge. Moulin Rouge credo che abbia convinto un po' tutti, o comunque tanta gente. Elvis sono tre ore di musica, che c'è tanta musica, tantissima musica. Io stavo ballando in sala, calcola, ci mancava poco, cioè io facevo così la poltrona, saltellavo, mi sono divertito pure a Bohemian Rhapsody, mi sono divertito un sacco. Poi quel film ha un sacco dei problemi, la storia dei Queen però completamente mandata a puttane. Oh, esattamente, bravo. La storia fa schifo, curati. Cioè fatta, diciamo, raccontata veramente malissimo, però al cinema è stato divertentissimo. Però sai una cosa,
la mia idea è questa: è un film, non è un documentario. Sì, sì, sì. È come, cioè, poi, una storia romanzata. E anche vabbè. A me piacciono i Queen. Mi sono piaciuti tante Queen, ho amato i Queen. Mia sorella ci faceva la danza sulla musica dei Queen che io suggerivo all'insegnante di danza. Quindi sentire tutta, cioè, che hanno disintegrato da un certo punto di vista anche la loro storia, un po' te fa rosicà, quello senza dubbio, un po' te fa rosicà, quello sicuro. Però lasciamo stare, cioè, se tu ti dimentichi o comunque non conosci la storia perché non sei tremendamente appassionato eccetera, e lasci stare che hanno cambiato una serie di cose, il film comunque non è brutto, il film è figo. Remy Malek è stato bravo, la musica è figa, la musica è fighissima. Vabbè, ragazzi, la musica la musica dei Queen, porca puttana, cioè la musica è stata fighissima. Poi non è vero questo, non è vero quello, a livello di storia l'hanno un po' disintegrato. Che quello che mi chiedo in quel caso è perché i Queen stesso hanno prodotto quel film, perché i Queen stesso hanno approvato quella sceneggiatura, perché sì, sono stati loro i primi a non chiedere determinate modifiche, perché un film, non essendo un documentario, ha bisogno per narrazione di determinate cose che magari nella loro storia non c'è. Certo. Perché la sceneggiatura l'hanno ritoccata proprio loro. Su questo è tra i film che so proprio più infognato di tutti. Ci sono delle cose che non hanno voluto mostrare la realtà dei fatti e l'hanno romanzata il più possibile per apparire loro per non raccontare la verità, e perché poi quando l'assassino Freddie Mercury si allontana perché è cattivo, non è vero, aveva dei progetti da singolo, come capita molto spesso. E ce l'avevano anche loro, però. Però a livello filmico poi funziona che la divisione del gruppo e poi il concerto finale che li riunisce, perché lui sta per morire, si riavvicina. Cioè, a livello di romanzo, se non era in Queen, era il gruppo Vatte la Pesca. È molto romanzato, è un romanzo a lieto fine. Capito? A livello di romanzo la cosa funziona, perché come sceneggiatura funziona. Se non era in film, ma erano Vatte la Pesca, funzionava. Il problema è che sono i Queen e lo sai che la storia non è quella, ma raccontare la storia per com'è veramente la storia dei Queen non è così interessante a livello filmico. Esatto. Per quello ci sono i documentari, per un film è diverso. Quindi io mi sono divertito, non è un film bellissimo, cioè non è oddio madonna che ficata, però mi sono divertito anche io al cinema, molto. In sala, cioè, poi addirittura l'hanno tirato fuori con la versione pure karaoke, quello è un po' un'esagerazione. Sì, vabbè, un po' un'esagerazione secondo me, è come ritirare Morbius al cinema un'altra volta, ma l'hanno fatto in America. Esatto, perché nessuno ci ha dato, ma perché la Sony sono così cretini. La Sony ogni tanto a me mi sconvolgono, perché praticamente l'hanno rimesso al cinema per via di tutti i meme che sono usciti, esatto, fuori di Morbius, dove la gente diceva madonna che film più bello del secolo eccetera eccetera. La Sony, che non hanno idea di che cazzo sia internet, probabilmente ci hanno creduto, l'hanno rimesso al cinema e il film è incassato tipo, io credo più che essendo non capiscono l'ironia, secondo me difetto, non percepiscono l'ironia di sottofondo, non conoscono, sono scemi forte, quindi. Però lì è una questione che non, diciamo, la Sony ci ha avuto per le mani Spider-Man, non è che è riuscita a farci tanto, se l'è preso la Marvel che sa quello che fa e ci hanno fatto quello che ci hanno fatto, cioè, non so proprio capaci, c'è niente da fare. Giova, ti ringrazio, grazie a voi ancora. Grazie mille, grazie Luca, e grazie a tutti dalla chat che hanno partecipato, grazie a tutti quanti e una buona serata a tutti. Ciao a tutti. Ciao, grazie, buonanotte. Ciao, notte.